sono assolutamente d'accordo. Mandare magistrati, sì, ma la scelta. Chi giudica la responsabilità politica secondo lei? Se poi c'è la condanna definitiva, no, sarà anche il leader. No, stiamo parlando di un'altra cosa. Lei giustamente ha detto, il leader si assume la responsabilità politica di fare delle scelte che possono essere condivisibili o meno, cioè chi le condivide e cioè chi non le condivide, ma se il leader avoca a sé il potere di fare una determinata scelta, si assume una responsabilità. Chi è che giudica questa responsabilità secondo lei? Gli elettori. E allora se gli elettori nel 2008 hanno dato con ampio consenso il mandato a Berlusconi di governare il paese, che vogliamo dire? Che gli italiani a milioni e milioni e milioni sono dei deficienti? Non capisco. Lasciamo sciocchezze. Complimenti. No, mi dissocio da queste cose, non so. Complimenti. È una domanda. No, però sa cosa? Retorica che. Questo è il frutto anche di un circuito mediatico che purtroppo aizza la pancia dell'opinione pubblica e non parla la testa. No, ma voglio dire, questo se è così, frutto, allora, se... giudicare più di 10 milioni di italiani come dei deficienti. Stiamo facendo un discorso serio, sta facendo io un discorso serio. In questo momento, vogliamo stare per loro, onestamente. Siamo ad un discorso serio, no? Che è quello della responsabilità politica. Se il discorso che lei ha fatto è coerente, allora come può un leader dire io ti abbandono, Cosentino, perché i PM ti stanno attaccando? Non lo può dire, perché la responsabilità politica lo dovrebbe portare a difendere questo suo collega di partito che ha dato tanto per lui. Allora io per un momento ti discarico, che ragionamento è? È una responsabilità che esercita, lui esercita quella responsabilità politica, è l'unico tribunale che sarà capace e investito del potere di giudicare quella responsabilità che lui si è assunto con la decisione, è il corpo elettorale, piaccia o non piaccia. Vogliamo capire che questo paese, vige una democrazia e scelgono e decidono gli elettori? E qui in questo lei pensa di essere un genio del male, invece questi qui sono piccoli. No, questo lo pensa tua madre. L'ultima cosa, mia madre mi ha detto, queste ultime cose sono dei trucchetti sulla, da scritto sulla chi? Mia pietra tombale. Fu un uomo buono e giusto e corrisponde all'immagine che ho di me. Un uomo buono e giusto. Ma non è importante l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Scusi, conta pure quello che pensa. Io sono stato votato per tutte le volte che sono passato, da 11-13 milioni di italiani, tutti ma, milioni. Ma su questo assolutamente. No, lo dico io no. Assolutamente no. Se lei è stato votato è per merito suo, per demerito degli altri e per tutte le circostanze storiche che si sono venute a creare. Però ciò detto.